fresco, brioso e soprattutto pieno di speranza, ce l'abbiamo fatta il nuovo brano della Signorile Family, interpretato da mamma Teresa, papà Piero e dalla figlia Carlotta. Un grido di speranza contro la pandemia, con l'auspicio che l'estate e i vaccini possano rendere più normale la bella stagione rispetto all'inverno trascorso chiusi in casa. È un urlo liberatorio, perché prima o poi questa frase la dovremmo dire tutti, la dovremmo urlare tutti. In questo progetto ci ho messo anche il cognome, perché io mi chiamo Teresa Signorile, noi siamo la The Signorile Family. Quindi abbiamo messo insieme a un nostro carissimo amico salentino, ci è venuta questa idea di mettere su appunto un pezzo che parlasse di questo periodo e soprattutto un pezzo che fosse liberatorio. Il ritornello nasce proprio da un'esclamazione di Carlotta, che in una delle solite giornate di Zona Rossa mostrò il suo malessere nei confronti della solitudine, il desiderio di avere gente intorno e addirittura di tornare a scuola. È nato da quel giorno in cui mi mancava la scuola, ho detto mi manca il profumo della scuola e papà è partito così, ho detto ho avuto l'ispirazione dalla mia frase, quindi sì, è partito tutto da me. Ce l'abbiamo fatta, prodotta da Soul Gem Records e Lelio d'Aprile, ambientata nel Salento a Santa Cesarea Terme, farà parte della compilation Pizziche Tarante e Tarantelle, pubblicata in allegato a TV Sorrisi e Canzoni. Tutte le comparse del videoclip hanno effettuato i tamponi, hanno cercato di mantenere il distanziamento sociale anche durante il ballo, distanziamento da eliminare al più presto con un abbraccio e magari con il grido ce l'abbiamo fatta! E ce l'abbiamo fatta, voglio fare la matta, seguendo le sale.